E nella Milano che protesta per i diritti dei senza tetto, dei poveri, di quelli che sono lasciati indietro, di disabili, quelli che non hanno un seguito i diritti costituzionali, vengono negati totalmente. Siamo qui con una persona che si presenterà e ha una cosa da dirvi importante. Seguitelo per un po' e sentite cosa dice. Paolo Garibaldi, buongiorno, sono un povero italiano, disabile e lotto per questi diritti da anni. Scenderemo in piazza per mandare via questo governo di abusivi il 30 maggio in tutte le piazze capoluoghi di regione e il 2 giugno a Roma, insieme a un movimento apolitico che non fa accordi con nessuno, i Gilet Arancioni, capitanati da un leader che ha servito questo Stato per 40 anni, il generale Antonio Pappalardo. Richiederemo i nostri diritti come da carta costituzionale. Le nostre armi saranno tricolore che sventolerà per chiedere la libertà, e noi grideremo libertà, e la Costituzione che deve essere applicata nei suoi articoli dal primo fino all'ultimo, leso in ogni suo articolo. Per completezza di informazione, perché noi non facciamo spot ma vi informiamo, vi ricordiamo che il giorno 2, come detto dal nostro amico, ci saranno in piazza anche altre persone. Ci sarà Marco Rizzo del Partito Comunista dei Lavoratori, ci saranno le mascherine tricolori. Vorrei dire che noi abbiamo chiesto alla Questura di Roma per Piazza del Popolo antecedentemente in emergenza Covid. Ci viene le ultime notizie, si viene a sapere che la Meloni e Salvini scendono in piazza lo stesso giorno. Noi manteniamo le distanze non per una motivazione. Quindi si sono inseriti senza chiedervi nulla? Loro stanno manifestando, ma quello che dico io, se noi vi abbiamo eletti ad essere lì, perché chiamate il popolo giorno 2, quando voi potete protestare in Parlamento per noi che siete già eletti? E avete scelto lo stesso giorno del popolo sovrano che sta andando in piazza? Beh, qualche domanda mi viene, soprattutto perché è inutile nascondercelo, sapete che ho fatto parte del coordinamento 9 dicembre Milano-Forconi-Loreto e succedevano le stesse cose. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Vi saluto, andiamo avanti.